Dopo la sosta forzata si riparte dal Gubbio. Partita in programma lunedì prossimo alle 20.30. Diretta su Rai Sport. Gli umbri di Piero Braglia sono imbattuti e non prendono gol da 312 minuti. L'ultima rete subita da Vettorel sul campo dell'Ancona al terzo della ripresa. Autore l'abruzzese di Tollo ed ex biancazzurro Lorenzo Paolucci. Ma in cima alla classifica c'è la squadra che non t'aspetti, la Torres di Alfonso Greco. Autentica sorpresa di questo primo scorcio. 5 partite, altrettanti successi, 10 gol fatti, appena 2 incassati. Tra un mese esatto il confronto all'Adriatico nello staff tecnico sardo come preparatore dei portieri. Tore Pinna, che a Pescara ha lasciato il cuore, una promozione indimenticabile in B nel 2010 con Di Francesco in panchina ed un affetto ricambiato da tutti i tifosi biancazzurri. Palla per Gacci, posizione di tiro, c'è il gol! Gol di Gacci, incredibile gol! Palla sotto l'incrocio dei pali, alla sinistra del portiere Rafael, Pescara 1, Verona 0. Un gol strepitoso, si continua a giocare, vediamo Esposito, cerchio centrale, palla che viene recuperata da Dettori, ancora Esposito, vediamo il rilancio, poi Kanji si accetta ed è finita, Pescara in Serie B dopo 3 stagioni di purgatorio, Pescara in Serie B. Com'è Tore, com'è? mamma mia, che tempi, che partite, lì al Bentegodi volevo morire quando hanno fatto 2-2 al 93esimo, al Bentegodi eravamo da Pescara, quanti erano? 3.500? Sì, oltre 3.000. Mamma sì, mia, sì. Che bello. Bellissimo, che bello, forse questo è un campionato che mi ricorda il campionato del Pescara nostro. Questa è una B2, ragazzi. Vedi Cesena, vedi Perugia, vedi Pescara, vedi Ancona. Sono tutte Carrarese. Carrarese è un'ottima squadra, signori. Sono tutte squadre, secondo me, importanti, che alla lunga verranno fuori. Pescara, per il gioco che fa il mister, che è un gioco spettacolare, ha grandi margini. Tocchiamoci, lo dico, però a grandi margini, perché spero con tutto il cuore che faccia bene e arrivi dove deve arrivare, come spero che la mia amata Torres arrivi prima degli altri tre, con grande rispetto. Devo fare i complimenti alla proprietà e al direttore, che ha costruito veramente una squadra di giovani molto interessanti. Di Marco, parliamo di Marco, centrocampista, sì. Dilettanti, importante. Noi inutile andiamo molte volte a vedere all'estero, ce li abbiamo in casa i giocatori, signori, bisogna girare, bisogna fare scouting, ce l'abbiamo qua in Italia. Quel mancato rinnovo, ricordo, un tormentone in quel periodo. Vabbè, è normale che la proprietà voleva cercare un qualcosa di diverso per il giovanile del ruolo. Dopo invece è successo che è arrivata Anania, che mi sembra parietà di me, oggi che sono dall'altra parte, e capisci anche le esigenze societarie, quindi tutto passa, tutto dall'incazzatura, dopo tutto passa. Non lo picchio quando venga Daniele a Pescara, tutti e due Daniele, non li picchio, tranquilli, diteli, che li voglio bene. Grande Tore, è stato davvero un piacere. Guarda, voglio fare un saluto particolare a tutti i pescaresi, ai gruppi della curva, ai Rangers, a Marco, Alfredo, Mimmo, ai ragazzi del sud del fiume, a Davide che è venuto a trovarmi in Sardegna. Purtroppo ve l'ho fatto tornare a 8 gambe dalla Sardegna, ho fatto assaggiare un po' di vino sardo. Grazie veramente di cuore Massimo, a te e a tutti i tuoi ospiti, per come mi ricordate e per come sempre mi avete trattato come un figlio. Grazie davvero. Grazie, è stato un piacere enorme averti ospite via Zoom. Grazie Tore.